gli abbiamo detto che noi eravamo volontari della comunità Sant'Egidio e che c'era una persona disposta ad ospitarlo nel suo bed and breakfast. Vorremmo sistemare anche loro per questi giorni, ma non solo per questi giorni, per tutta la vita. Ci sono tantissimi nostri amici che sono lì adesso per strada e stanno in attesa, insomma, di essere aiutati. Noi Giovanni, allora, ci avevano detto che l'avremmo trovato davanti al consolato spagnolo. Ci siamo recati davanti al consolato spagnolo e abbiamo chiesto a un portiere del palazzo che era lì di fronte al consolato spagnolo insomma dove fosse questo signore, questo famoso signor Giovanni, perché ormai è conosciuto su Facebook, insomma. E ho chiesto al portiere del palazzo e il portiere del palazzo mi ha detto: sta qui signor Giovanni, sta qui signor Giovanni. L'ho fatto entrare nell'androne del palazzo, perché tra l'altro stava piovendo stamattina. L'ho fatto entrare nell'androne del palazzo ed ecco che appunto è uscito questo signor Giovanni dal palazzo e ha iniziato, insomma, a illuminarsi fondamentalmente. È arrivato e gli abbiamo detto che noi eravamo volontari della comunità Sant'Egidio e che c'era una persona disposta ad ospitarlo nel suo bed and breakfast. E niente, quindi nel momento in cui ha avuto questa notizia ha detto: bene, andiamo. Siamo molto contenti, insomma, di questa cosa. Abbiamo dovuto però aspettare, che c'era una signora che gli stava portando il pranzo. Abbiamo notato che comunque c'erano persone a fianco a lui che gli volevano bene. Per quanto tempo sarà ospitato Giovanni? Fino al 14 aprile. Ok, fin quando, diciamo, fin quando sarà necessario stare a casa? Sì. Dopo immagino si vedrà come aiutare. Dopo si vedrà, sì, esattamente. Noi abbiamo potuto adesso aiutare, sistemare Giovanni, che tra l'altro è una persona che abbiamo appunto conosciuto da qualche ora. Vorremmo aiutare a sistemare tutti quei nostri amici, insomma, noi li chiamiamo così, i nostri amici senza fissa dimora, che conosciamo da anni. Vorremmo sistemare anche loro per questi giorni, ma non solo per questi giorni, per tutta la vita. Ci sono tantissimi nostri amici che sono lì adesso per strada e stanno in attesa, insomma, di essere aiutati. Sono soli e hanno tanto paura in questi momenti. Hanno paura normalmente, figuriamoci ora, insomma, che la città è anche deserta. Bello, perché tutti i Giovanni di Napoli, non solo, non ricevono solo questo, come dire, welfare autonomo, ma che si trovi una sistemazione per tutti loro. Si trovi una sistemazione per tutti loro, non solo in questo periodo, ma in generale per la vita. Ci sono tantissimi Giovanni che hanno bisogno di un posto sicuro, di un letto sicuro dove poter dormire.